E allora faccio questo video, come promesso, per spiegarvi più o meno l'andamento del peso. Perché l'andamento del peso, anche se può sembrare strano, non è mai un andamento lineare. L'andamento del peso in realtà ha una forma, diciamo a zigzag, ha diciamo delle onde, e lo possiamo raffigurare in questo modo. C'è una perdita soprattutto iniziale a causa dei liquidi abbastanza ripida, poi si va rallentando, poi si continua a scendere, fino ad arrivare a una fase in cui c'è il cosiddetto primo blocco. Il primo blocco fondamentalmente è dato da una sorta di abituarsi del corpo della persona alla determinata stimolazione che ha dato quella, a determinato stimolo che ha dato quella determinata dieta in quel determinato periodo. Solitamente si stima che un corpo, un organismo che è già abituato a fare una determinata dieta o comunque a mangiare bene, si abitua a un determinato stimolo attorno alle 4 settimane. Un corpo invece che non è abituato a fare alimentazione corretta avrà una abituarsi, si abituerà appunto a questa tipologia di alimentazione attorno alle 6, addirittura 7 settimane, quindi possiamo scrivere che questa fase può durare dalle 4 alle 7 settimane. Cosa avviene qua? Qua ho scritto praticamente il primo blocco. Il primo blocco appunto è dato da questa fase. Cosa si può fare per andare a evitare che questo blocco ci porti a una demotivazione e quindi a un mollare la dieta? Perché questa è una cosa che capita. Alcune persone purtroppo non arrivano manco al primo controllo delle 5 settimane perché non hanno perso, secondo loro, quanto era normale perdere. Ma in realtà dobbiamo dire che ognuno di noi perde a modo suo. Ci sono le persone che diciamo, nascono più magre, persone che crescono e mettono pancia, persone che dimagriscono più facilmente di altre. Questo è dato da una base genetica, quindi dal genotipo della persona, e anche dalla parte diciamo, del contatto della persona con l'ambiente. Per ambiente si intende l'attitudine al lavoro, la tipologia di allenamento, se si allenano, se il lavoro è fisico o totalmente sedentario. Dalle abitudini quotidiane e soprattutto da quanto aderiscono alla dieta, nel senso che capita frequentemente nella gestione appunto di diversi pazienti che ci sono persone che fanno la dieta alla lettera e non serve essere maniacali per seguire la lettera perché 10 grammi in più, 10 grammi in meno di secondo di verdure non fanno assolutamente niente. Anche perché in quella giornata puoi aver fatto 1.000 passi in più o 1.000 passi in meno, quindi questo si va a bilanciare. In realtà ci sono alcune persone che non riescono ad ottenere il determinato buon risultato per il semplice fatto che capita quasi quotidianamente un piccolo extra e il piccolo extra materialmente ti compromette alla fine della settimana una perdita inferiore, come anche ti compromette il risultato anche a livello di educazione alimentare. Quindi questo blocco può essere più o meno forte in base a come ci si comporta. Cosa si può fare arrivati a questo blocco? Solitamente si cambia, o almeno nel mio caso, si cambia totalmente lo stile alimentare, così da dare totalmente un altro stimolo e quindi il corpo rotta ulteriormente questa omeostasi, quindi rotto praticamente questo equilibrio che si viene a creare, perché il blocco non è un altro che un equilibrio tra ciò che si consuma e ciò che si introita, ciò che si viene a mangiare. Dopo questa fase, in sostanza, la persona con un buono stimolo continuerà a perdere. O si cambia totalmente lo schema alimentare, oppure si possono fare diversi refeed. Refeed, per esempio, che sono, possono essere sia glucidici che lipidici, quindi tutto ad un tratto per 4, 5, 6 giorni si aumentano notevolmente i carboidrati a discapito delle proteine e dei grassi, anche mantenendo più o meno le stesse calorie. E lo stesso si potrebbe fare con i lipidi. Anche questo è un piccolo stimolo diverso che diamo per 5 giorni, 4 giorni al corpo e il corpo di questo ne beneficia. Esce da una condizione di carestia, soprattutto aumentando i lipidi, si aumentano notevolmente i valori di leptina e questo ci porta a sbloccare questa fase. Cosa avviene successivamente?
si continua a perdere sempre con lo stesso andamento, qua magari ci possono essere anche dei piccole fasi di stallo leggermente più accentuate. Perché? Perché praticamente se qua ad esempio una donna pesava 85 kg, qua magari doveva perdere il 20% del peso corporeo. Una volta che scendiamo sempre di più come peso, in valore assoluto il peso da perdere sarà sempre inferiore. Quindi questo potrebbe essere visto come un rallentamento nella bilancia, ma qualitativamente, se guardiamo la perdita in percentuale, questo non sarà mai un rallentamento, soprattutto se si continua a fare la dieta e si azzecca con la dieta, sia in termini di calorie sia in termini di percentuali di macronutrienti. Fondamentalmente poi possiamo avere un ulteriore blocco, solitamente questo si verifica quando siamo molto vicini all'obiettivo della donna, soprattutto trattando molte giovani donne. Questo accade quando siamo a una percentuale veramente bassa e siamo attorno al 15%, al 15% appunto di IBF, di body fat. Perché il 15% e non meno? Perché il 15% viene reputato la percentuale sicura per non avere problemi ormonali, per non avere problemi di ciclo. Quindi qua possiamo mettere che il blocco sia tra il 15 e il 17% di massa grassa. Abbattuta questa percentuale, basta poco per abbattere questo blocco, sarà una perdita leggermente più lenta rispetto a tutta la prima fase, ma una volta che superiamo questo blocco e facciamo un mantenimento abbastanza lungo, questo blocco, e qui diciamo è la cosa che voglio farvi capire maggiormente, questo blocco diventa una resistenza, in sostanza, e vado a spiegare. Cos'è che significa diventare una resistenza? Quando voi arrivate a questo obiettivo e riuscite a mantenere quel peso per un determinato tempo, il vostro, una parte neuroencefalica definita ponderostato, vi tara in questa nuova percentuale di massa grassa, in questo nuovo peso corporeo. Questo farà sì che una volta che capita che siete da 2 mesi in questa condizione, al 14,5-15%, una volta che risalite per 2 settimane di 1 chilo, ad esempio, il corpo si opporrà a salire nuovamente ad un peso maggiore, e questo è il segreto di tutte quelle persone che materialmente perdono peso, ma non lo riprendono più. Quindi è proprio l'opposto di chi fa yo-yo. Chi fa yo-yo fondamentalmente, e ci sarà un video apposito su un grafico esattamente opposto a questo qui, fondamentalmente fa yo-yo chi materialmente va salendo di peso per vicissitudini della vita e si va tarando sempre a pesi maggiori. Quindi molte persone a consulenza mi dicono io fino a 10 anni fa pesavo 15 kg meno, adesso non riesco più a scendere. Certo, perché tutti questi blocchi sono diventati delle resistenze, quindi faranno fatica a perdere peso, perché man mano il peso si è tarato sempre appunto a un peso maggiore, il corpo si è tarato sempre a un peso maggiore. Quindi fondamentalmente l'obiettivo sarà quello di andare a perdere, arrivare all'obiettivo, mantenere, ma l'obiettivo di questo video è quello di farvi capire che la perdita di peso non sarà mai, mai, mai lineare, perché non sarebbe fisiologico avere una perdita di peso in questo modo. Non esiste, non è mai esistito, in 3.000 visite non è mai capitata una cosa del genere, ma perché il corpo attua diversi meccanismi per bloccare la perdita di peso. Perché al corpo, fondamentalmente, per il corpo fare una dieta è un evento stressante, e il corpo stesso cerca di difendersi in questo modo. Se ci sono domande, potete scriverle nei